Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Una nota a margine, saluto il mio amico Pierluigi. Una nota a margine per chi ci fa le pulci ad ogni nostro sospiro, come dice mio amico Pierluigi. Si potrebbe chiedere come mai due fuoriclasse valutati circa 30 milioni dall'Aston Villa, dopo qualche giorno vengono dati in prestito. Mi sembra un po' strano, che dici? Solo sì, a titolo informativo. Vorrei chiedere lumi, non all'ufficio inchieste, ma mi sembra strano che questi due fuoriclasse valutati 30 milioni non siano stati tenuti nemmeno in rosa dalla Aston Villa, ma addirittura sono stati girati in prestito. Dopo 2 settimane la Aston Villa ha deciso di mandarli da un'altra parte. Quindi mi sembra una roba, ripeto, molto ma molto strana. Anche perché poi addirittura la Juventus precisò con un comunicato che si trattavano di operazioni scollegate dall'acquisizione di Douglas Luiz e dei due ragazzini. Quindi sembra quasi una presa in giro, perché si è trovato l'accordo per Luiz, se fossero scollegate lo chiudevano subito se fossero state scollegate, mentre non è stato così perché aspettarono i comodi di McKennie. Poi ragazzi, ci sono tante cose molto ma molto strane. In community metterò il comunicato che fece la Juventus specificando che le operazioni erano scollegate, ma chissà come mai la Juventus sentì il bisogno di precisarlo. Questo lo fece notare un giornalista su Twitter. Quindi con quei soldi ci hanno preso Thuram, ci hanno preso un altro giocatore. Comunque vedremo un attimino. Mi sembra molto strano perché Douglas Luiz aveva ricevuto un'offerta dal Manchester United per circa 80 milioni, e mi sembra strano. Sicuramente sarà un caso che il presidente del West Ham fa parte di Exor, non me ne frega una sega di nulla, fa parte di un organo di Exor, Exor Council, dove il CEO è Elkan. Poi guarda caso, gli danno due bambini, 30 milioni sicuramente è tutto a posto, però facciamolo un espostino anche noi per chiedere lumi. Gli danno due bambini valutati 30 milioni, li tengono 2 settimane in campeggio e poi li mandano ai costoli, li mandano in mare tutti e due. Mi sembra strano. Molto molto strano. E dici? Che dice? C'è Ziliani, secondo Ziliani, vabbè, lui ce l'ha con la Juve a morte, dice che sono operazioni farlocche, lo dice lui, e che la Juve le risponderà. Quindi, secondo il giornalista Ziliani, questa qui di David Luiz, dei due ragazzini, sono delle operazioni farlocche, lo dice lui qualche giorno fa. È anche vero che lui contro la Juve ne dice tante. A proposito di Chiesa, sembra che ormai sia un passo dal Barcellona. Hanno offerto, mi sembra, sui 10-12 milioni. Stanno ultimando gli ultimi dettagli. Dybala ha accettato la rabbia. Giuse, sono due giocatori che ci potevano servire. Sono due giocatori con tanti problemi fisici. A noi servono giocatori integri, perché già ne abbiamo tanti. Insomma, su quell'età già c'è il ballerino ancora che se mette in moto la Vespa si fa male. Quindi a noi servono giocatori integri. Questi erano due ottimi giocatori, ma soprattutto Dybala a livello fisico ormai è un catorcio. Chiesa un po' meno, è un po' più giovane, ma sono due giocatori, infatti, e uno va a prendere 75 milioni in 3 anni che Dybala, e Chiesa va a Barcellona, va in un calcio un po' meno aggressivo del nostro, da quello che stanno dicendo le ultime ore. Ragazzi, studiateci su questa cosa, in community metterò sul canale, andate sul canale Sonerati, community, metterò il comunicato che fece la Juventus. Perché specificarlo se sei a posto? Questo non lo dice Ziliani, ma lo dice un giornalista economico-finanziario. Vi metterò il comunicato della Juventus. Molto, 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 molto strano. Qualcuno ha già incominciato a dire da ufficio inchieste e da esposto. Ragazzi, valutatelo voi con calma e poi fatemi sapere. Ciao, Inter.